così pericoloso. Perché l'hai fatto? Quello che fai tutti i giorni e noi non abbiamo il coraggio di scoraggiarti. Che cosa, il jogging mattutino? No, cucinare sofisticati piatti pieni di ingredienti misteriosi. Ma chi te l'ha chiesto mai? Ma io mi devo esercitare. Non lo sai che il mio sogno è quello di fare Master Chef? Devo conoscere Carlo Cracco. Oh, e tu vuoi esercitare con la nostra salute dentro i nostri stomaci. E mica posso camminare per strada, prendere due persone a casa e dire scusate, buonasera, stasera volete venire a cena a casa mia? Mi volete vessare il vostro stomaco e il vostro intestino tenue per fare le cavie dei miei esperimenti culinari? E chi si vuole cuocere tutto a Frankenstein? No! Questa è alta cucina molecolare. E visto che non sono il cuoco del dottor Frankenstein, mi devo accontentare di voi, che sì. Avete sviluppato questo palato da intenditori, ma stesso diemsi di due morte e fame. E quindi vi dovresti accontentare, soprattutto tu, quando ti rimandi i soldi per fare spese, senza fare troppe storie. Ma avevo fame alla panza! Ah, fame alla panza! Aspetta, ma tu trovi qualcosa per pagunciare di gestione, aspetta. Vuoi che ti faccio un canarino? Ma tu sei un mostro. Metti un po' di mente a cucinare pure quei nuovi uccellini di festa, metti a cucinare. Che cucina là, ma no, il canarino è un decotto fatto con acqua bollita e limone. Tu vivi e vai subito in dove. Non è il caso. Vabbè, aspetta, fammi avere. Vuoi che ti faccio un po' di riso bollito all'azoto liquido? Vuoi che ti faccio un po' di pastina scaldata con sedano rape e cialde di parmigiano? Voglio tenere un male panza. Salve ragazzi. Mi sono fatto un bel riposino, ecco qua. E ho digerito tutto quel bel coniglio in salsa di baccalà e mi sento leggero come una piuma. Oi, solo tu sei delicato e stomaco. Pure io ho mangiato quella deliziosa pietanza e guarda, non accuso niente. Ma che può accusare? Quello col piccolo coniglio si è prestato in te come Alice nel paese delle meraviglie. Via davanti, hai sapiata! E me ne fai un altro, questo è troppo carino! Adesso non è possibile, devo spiegare un'altra faccenda per colpa sua! Grazie, ma serve qualcosa a leggere! Ma quali sono i compiti che devo correggere nella seconda? Vabbè, questo stanno tutto quanto che ha classato una classe in merda! Agostino! Che? Ti prego, non usare questo idioma! È giù in tuo bagno, l'idioma! Ma quanto? Non usare questo termine! Ah, un termine! È vero, sì! Mia classe è una classe un po' scostumata. Qualche volta hanno preso i quaderni e li hanno buttati per aria. Oh. Un'altra volta la lavagna me l'hanno tagliata a coppa bassa. A me mi hanno chiuso nell'armadio e mi hanno fatto poggio box. E che canzone cantò? Ha richiesto sapore di sale. E fammi sentire un po' curilli. Ma sta mozzarella sta! Poi ti ha richiesto sapore di sale. Per favore. Però! Che? Io solo con uno sguardo. E fai morire tutto di ditti da classe. Zanzaro, no, vi faccio stare in silenzio. Ah! E posso fare tre tu. Va bene. Non lo puoi usare la tua metà di tavolo? C'ho spazio. Abbiamo fatto dei fumole popolari, eh? Ha già lo va tutti e bancare l'ami. Bravo. Che da già dice, via? Ecco qua. Ci mise troppa roba, capo. Ecco qua. Questo lo mettiamo qua e questo qua. Agostino? La potimbo di cerami, sì. Eccoci. Iniziamo a correggere i conti. No! Ecco, questo Vivaldi, quanto Vivaldi? Sta Vivaldi un po' poco compito. No, mi ha sbagliato una semplice espressione, guarda. Veramente, tu voglio una scolta, sembra solo espressione, ma un cimitero ruolo sempre, sempre triste, sempre triste. Vivaldi, che tu voglio una scolta, sempre dico la faccia a cavallo. Ma non sto parlando dell'espressione facciale, ma l'espressione matematica. Ah, matematica, che specifiche che la sai? Oh, Dio mio, fammi correggere. E poi per favore, ti ripeto, non devi interrompermi quando io sto correggendo i compiti, è chiaro? No, non ti preoccupare. C'è importante questo fatto, e poi c'è abbastanza che devo sopportare a scuola, tutti i giorni. Scusa, professore, ma io a scuola ci fatico, ti si scontora. Ah già, è proprio mio, ancora devo abituare all'abitudine, eh? E poi ti posso dire una cosa, calcia ricerì, che sono 6 mesi che tu vivi qua. Vivi in questa casa e sono 10 anni che faticamo, sì, te lavori in tuo stesso bagno mio. È un bagno da lì, non lo so.
Ti fai la lavatrice, i panni in da stessa lavatrice mia. È una lavatrice abbiamo. Cucina roba in da cucina mia. È una cucina, tenimmo. Tu con cringolietta mia. Questo non è possibile. E perché? Perché mi spende. No, non è vero. No, perché no, io oggi visto una volta sotto una sera una macchia sono le ruote tue. Che tu ti assietta qua. Ma comunque si tratta solo per una questione provvisoria, perché sono sicuro che mia moglie ci ripensi sull'argomento. Ah sì, provvisorio? Eh sì. Ma che a quanto tempo si è separato tu? A giugno sono 5 mesi. Ah, 5 mesi? Sì, a giugno, 5 mesi eravamo, poi sono 5 anni. Ah, e allora l'ho piscicando, vero e provvisorio, dicevo. Sai che pure mia moglie ci ripensò, diciamo, un po' fatto quando ci eravamo separati? Sì, sì, sì. Ma sì, c'è ancora riconciliazione. No, penso bene che fanno figli con Salvatore Lepre, un professore di educazione fisica di Calvizzano, c'aveva pure la coppa. Dai, fammi guardare. Fai fatto tu, ya? Passiamo a quest'altro compito, ecco, ah, eccolo qua, la nostra bella, eccola qua, va. No, 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 la Gargiulo, ma poi guarda, così, guarda la Gargiulo, guardala! La Gargiulo sta con poco forte. No, la Gargiulo sta con poco forte. Con il mio passaporto, è una fotografia. Ma no, guarda, ha sbagliato pure lei, vedi, guarda. Seno e coseno, non c'entra! Però la mamma ci vanno buone seno e coseno, lo sai. No, è meglio lasciare stare, guarda. Non so nemmeno che voto devo mettere a questi ragazzi. Ah, fa una cosa, vieni a casa, io a modo di chi lo mette di chi la fa. Che c'è? Allora, ciurugocci. Pigliamo dite che la rossa è blu. Siete andati a cicare, mo. Pigliamo dite. Okay. Punta. Sì. Mette voto a Rovanna, vanno, 6, 7, 8, se tu sei contento a sti guagliù. Mia, basta. È meglio che mi levate che non ce la faccio più a sopportare. Questa è una cosa proprio che io non sopporto proprio. Ecco qua. Dio, io mi sto proprio sti fogli. È meglio che me ne vada nella mia stanza. Ma perché si è offesa Albert Einstein? Per mezzo di cos'è la signora Gaggiù. Ma chi è la signora Gaggiù? È una mamma di una sua alunna. No, si può conoscere. Aspetta, che è talmente bella, che ha tenuto due cosine talmente rosse che non te la sono mai dito come dei matematici. Ma come faccio proprio a conoscere? Fa una domanda, eh? Posso si conosce la signora Gaggiù? Mica la domanda così. Fa domandina a scuola, ti fai assumere. Quando viene la signora, tu la vedi, la fermi, la blocchi, dici signore, pure posso vedere cosine. Ma in che mansione? Tu dissi fa come un sostituto di Nanducci. Ma Nanducci chi è? È quello che pure sei i gabinetti. Sono una sardina, abbi pazienza. Che fa qua? È un fastidio. C'è un ping pong con il computer. Ma no, io mi devo esercitare, cioè fare ricette di cucina molecolare. Allora è meglio che sia in doppiezza. Turbo, fammi da pubblico, mi raccomando, devi essere imperterrito, devi essere veramente severo. Ma è divertente. E che facevo? Pensa che facevo gli anni, non c'era. Allora mangia me. No, fai come se fosse pubblico. Ok. Aspettatemi che mi concentri, capito? Concentri, sì, mi concentri assai. Tu metti a signore, che si è raccomandato. Tu metti a Agostino, si mette a nanzare in vecchio un niente, capito? No. Ah, signore. Allora, devi fare finta che c'è la signora. Ah, signore, lo pubblico immaginaria! Scusate, signore. Non mi dicete di sogno proprio grossolana, avete capito? Mi chiedo scusa. Sei bravo, fuori! Amici! In questo momento storico le donne! Oi! Guarda, ci hanno interrotto, era una cosa della massima urgenza. Ma secondo me era divertente, con me il amici già mi fa ridere. Dentro ma mi fa ridere. Salvate la campanella, va a salvare. Abita qui Pier Fabio De Robbio! Abita qui Pier Fabio De Robbio! Non lo so, il puntatore l'ha chiesto a te! Abita qui Pier Fabio De Robbio! Ma mi ha chiesto pure a me! Ma voi siete della polizia? Acqua! Della finanza? Acqua! Servizi segreti? Acqua, acqua! Molta acqua! Ma ci capisci, siete del genio sommozzatori! Sì, già sì! E chi l'ha detto acqua, molta acqua? Chi ne conviene se è all'acqua? No, no!
siete? A chi appartenete? Equitalia! Parole! Si va fumando in città! Ma così, la malattia di bambini sì, la presta! Ma la presta! Vai a mangi! Vai a mangi niente! Sana! Mi dà una esci da questa casa! Ma stiamo qui a Luca Lotto! Principe del male! Non sperate, pensi! Oh, professore, mi sembra giù! Per favore, non vi agitate! Contro le cartelle notificate, non potete fare niente! Non può niente nemmeno il dottor Van Helsing! Cioè, no, ma chi è su, dottor? Sarà lo sciroppo Batus! Scusate, signor diavolo, ma all'epitale, in mezzo alle tante infamità, fate pure gli sciroppi per la tosse! Allora, mi volete dire dov'è il signor De Robbio? È di là che corregge i cosemi della signora Gargiulo! E compiti di matematica! Lo convocate! E chi so, prenderli! Lo convocate! Se giocherà bene durante il campionato, senza meno verrà chiamato in nazionale! Ma che capi, lo convocate! Lo facete venire qua e fa sempre un po' lo convocate, ce lo facete venire qua. Muoviti a me, butto un po' per acqua santa per cominciare. Pier Fabio, De Robbio, in parlatorio. Già sta carcerato. Quasi, per Cristo, che ho qua sta prendi. T'ha fatto un rotino. Per favore, accomodatevi tutti e tre. Lei qui. Sì, 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 sì. Io qua? E io qua. Hanno fatto qui qua qua. Se l'ha mangiato qui qua qua, chi stai? Non ho mai cucinato i paperi, non si servizia il paperino. Ma questo signore chi è? È l'ultima persona che vorresti incontrare nella vita. Un necroforo? Ne che? No, vorresti uno schiatta morto, becchino. No, chi sta peggio? Oh, è peggio, sì, perlomeno la morte e la liberazione da tutti i debiti. Non perdiamo tempo. Dove Petrosi? Signori, per favore. Bravo, 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 bravo. La livella, è bella. Zitti. Carmelo. Basta. Ci dice la ragione, giuramento. Bene. Zitti. Lei è Pier Fabio De Robbio, nato a Vinchiaturo. A Rosignol. A Vinchiaturo. E che è? Un paese si chiama Vinchiaturo. Tu sei nato solo Vinchia, dalla Lagna. Sei una Vinchia. Vinchiaturo, provincia di Campobasso, Ciobbo. Ah, Ciobbo è una frazione. Una frazione, sì. Il 24 aprile 1972, stato civile separato legalmente dalla signora Gelsomina Esposito Tabacci. Ma che sa, tutte le cazze mie? Allora siete voi. No, non ti preoccupare, padre, che il colonnello Buttiglione è bravo. Ah, perché quello in generale è così comprensivo. Sì, tra 10 minuti diventa capo di stato maggiore. Non vanno fatto ancora? E non avete reclamato? No, non si reclama. Allora, il paese è raccomandato. Lo dovete raccomandare. Sono io, ai vostri comandi. Hanno fatto ufficiale fedente in merito. Comodo. Sia comodo. Più che comodo, questo è un comodino, una colunnetta. Sì. Questa che vedete è un'ingiunzione di pignoramento per omessi pagamenti degli alimenti per gli anni 2011, 2012 e 2013. Dobbiamo pagare un anno per ciascuno. Ma io come faccio a pagare? Ma becchino, non parlo più, voi siete due case da rotta. Non parlo più, non parlo più, non parlo più. Scusate, eminenza. Sbiadevo. Ma voi siete saliuto? Sì, sono salito per l'ingiunzione. E potete vedere l'ascensore. Guardatemi, ma l'ascensore. E come saliuto? Che scala. Ah, fa sempre infamità, voi scalo l'ascensore. Sentiamo. Sentite, santità. Cosa fa papà? Come lo vedete a chi sta a micromi? Come lo vedete? Ma stai stirando tutti i capi! Voi come lo vedete? Così lo scrivete. Questo povero amico mio dell'alimentare. La casa numerite. Ah, vedi anche la salumeria? No. Avete aperto la partita IVA? No. La dare... Avete sbagliato, volevo dire, il mio povero amico degli alimenti che non può pagare gli alimenti. Oh, professore, non può bagnare nemmeno i canaletti oculari per poter esprimere il suo dolore. Non dare manco l'occhio picciagnolo, professore. Insomma, che cosa risponde? E ora che fa? So io cosa fare. Ma l'ho fatto un rito! Sequestrare!
Comune di sequestrato! Qualche bene mobile del debitore. No, guardate, voi mi state sbagliando. Non è stato per vizi, non è stato per lusso. Tu l'ho accattato solo latte e maricino. Io te ne va un mondo da là. Ma ti sta facendo la storia mia di Natangelo, sì? Vabbè. Di chi è questo portatile? È mio! Ma che dice che fuci su potete esciato, c'ha roppa facilmente con trombellente. E allora questo sarà il primo bene sequestrato. No! Tra un mese ritornerò. E se sarà stata pagata almeno una rata della cartella? Ah, cartello, professore, ha fatto come bicchiarella, fatti il rip di catombo. E quando faceva cartella? La cartella esattoriale! Non fa cazzo! Allora potremo ragionare. Scusate, ma è proprio necessario. Obbligatorio. Buona serata a tutti e a presto. Anche calmo. State la fotografia di Mario Monti con quadri di cesso dentro che ma tu! Quello che dici! No! Non mi hai parlato tutto il tempo dell'interrogatore, solo per dire che ho compiuto il rotore che non ne avevi parlato! Diamo, che fa? Come lo fa? Non ti preoccupa, quella fra un mese te la riporta! Sì, sì, se il professore va bene la rata! Allora non lo porti più! No, scusate, io non mi potevo far sequestrare il mio tesoro. Veramente? Come sì. Uno si casi in una casa con una persona che tiene un tesoro e non lo so che tesoro ti tiene un tesoro te. Sì. E chi si lo conta lo monte dei prossimi? Yeah. Monte Cristo si dice. Sempre un monte. Sempre un monte. Che, qual è il tuo tesoro? Che cosa consiste? Il montantesse? È un regalo della mia prima comunione. Oh. Me l'ha regalato mio zio Pancrazio, che poi sarebbe il fratello di mia madre. Lo volete vedere? Calma, alza tutto quanto. Certo. È un tesoro, si può aprire. Come no? È uno, due e tre! Chi sta un tesoro? Questo orologio. Io ho già avuto sacrifico il computer mio 500 euro per salvarsi 500 lire di fiere vecchie. Ma quello è autentico! Io non ho un Picasso che tengo a chi se ne può dire. C'è un Picasso sul letto? È un Picasso enorme, dopo te lo faccio vedere. Beh, è una stampa, secondo me. Vabbè, comunque questo non ti preoccupare che in un modo o nell'altro io te lo ripagherò. Sì, 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 come hai pagato l'alimento a tua moglie negli ultimi gait, 3 anni. Ma vi spiego, ma chi non spende mai niente? Agosti, io già mia moglie gli pago la roba della macchina, il mutuo della casa, i tanti soldi, ma te piglio. È una maniera e un'altra di restituire. Vieni tu con me a fare, perché a me il computer mi serve. Come? Lo dai il tempo che ci penso io come... E pensa a questo. Agosti, ma a te piace il caffè? Caffè come? Lo pigliamo a te. Ecco, qua c'è una cosa. E cornetti? Cornetti come? Creme amarena senza zucchero sopra. Trovato. Pagherò il corrispettivo di 500 euro in caffè e cornetti. Qua 500 euro in caffè e cornetti? E chi lo dove la malattia? Questa è la mia offerta! Dottore, rifiuto la sua offerta e vado avanti. Lo fa opaco come chi ne dà la visione, insigne! Caccia i soldi! Aspettiamo risolvi la situazione! Come risolvi? Via, fammi vedere! Ecco qua! E che già fa questo mazzica? Tu solo lo solitario facevi un colpo PC. E non solo con le carte. Ah! Mi state facendo innervosire! Ha già fatto qualcosa per mi rilassare! No, fatti il solitario, quello è rilassato, te lo consiglio io, fattella! Vado a fare un'altra ricetta di cucina molecolare. No, aspettate! No, la cucina no! Mira, come ti a mettere? Ma poi c'ho computer la costina che capo mi ha balenato, Murillo! Ma tu che vuoi da me? E poi non mangio quasi mai quelli che li cucino. Questa sera ora la mia scatoletta mi torna al vapore. E allora io non è meglio che ne mandi una, no? Ma perché non ti fai gli affari tuoi? Ma mi ha cucinato la colata, ma sempre fatta schifo! E a me non me ne può! Non mi porta niente, capito? Ma tu che vuoi da me? La cucina molecolare, la rapa rossa del peggio. La rapa rossa del peggio? Ti piace la cucina molecolare? Oh, esagerite, esagerite. E a te, ti piace? Come fai la scatoletta di un vapore non la fa nessuno molecolare? Allora vado a fare una ricetta. Benvenuto all'inferno. È venuto Gabriel Carca, è venuto. Vedi come te lo dico? Tu ti porterai il mio stomaco sulla coscienza. Hey, hey, hey.
scemi. Professore, sempre solerte, sempre a correggere i compiti. Se me ne fate correggere, se me ne fate correggere i vostri... Ho capito, Jerry, lascia stare. Non ho voglia di ascoltare il tuo monologo. Ma chi non lo fa ascoltare? Bravo. Chi non lo fa ascoltare un monologo, hai visto? Lo senso a niente, un biglietto, lascia. Finalmente un po' di pace. Posso tranquillamente correggere i compiti, ecco qua. Ma non è possibile, ma perché mi ostino ad assegnare questi compiti che poi me lo devo correggere quando poco da tempo ci metto? Una volta ci volevi. Ah, vieni mai, vieni. Accomodati. Hola, prof. Vado a chiamare subito Jerry. Scialla, qui. Sit down, please. Ah. Dimmi piuttosto, come va la tua life? Che, un po' in down? Ma perché volete parlare per forza l'inglese? Perché, dico io, per te ci vorrebbe un traduttore dell'ONU, io non capisco neanche una sillaba, perché che dici? Dai, il little Archimede! Apri l'hardware dei tuoi pensieri e scarica i drive delle tue preoccupazioni alla tua Mari, su! Senti Mari, e perché non vai un po' da Jerry che ti sta aspettando di là? Vai, vai, cara! Bravo! Addio! Ma mi sono chiudere la volta! E poi come... Tu arrivi, non ti fai annunciare! No, a quelli camerieri di casa reale a questo già sono andati via! Ma no, Jerry Baby, stavo solo scambiando quattro ciarlerie con il mio bel professorino! Ma un po' spurrire oggi, eh? Ehi, è esplucita, hai ragione! Amore, spurn! Don't touch me! Don't touch me! Oh, ma siamo in pubblico! Mi è innamorato con bella valigia! Vieni di là che ti faccio vedere le correzioni che ho fatto al mio monologo, guarda là. Comincia in modo nuovo, ci dice, comincia così. Amici, in questo momento storico le donne... Amore, ma è uguale a quello dell'altra volta. Ma quando, ma quello era amico, perché era una sola persona come veniva a prima. Guarda, ti pure una buona vita. Io vado ad ascoltare le nuove parole di Lenny Bruce. I love you. Bravo, non ti fa fare giù! Finalmente, fino a così mi piace, fai tranquillità. La santità. Pier Fabio! Spaziato, guarda. Pier Fabio! Pier Fabiuccio! Facciamo un gioco, ya! Apri la bocca e chiudi gli occhi! Ma così ti prego, ma è mai possibile che devo essere sempre interrotto? Sì! È già prima venuto quello della Equitalia e va bene! Ma mo mi devi interrompere pure a fare la prova del cuoco! Cosa ci ho fatto alla Equitalia? Facciamo da sacrifico computer mio, se va vanno ancora, 10 euro mese che la finanzia. Per non parlare poi di Jerry, Jerry che viene qui per ascoltare i suoi monologhi, poi viene male. Vabbè, basta. Ti volevo far solo assaggiare questa mia ultima invenzione culinaria, rivisitazione di matriciana di Totano. Ah, bravo, hai fatto Totano, bravo. Hai fatto Totano, li facciamo, ci siamo allora, hai fatto Totano, il Totano è volgare, il Totano. Quello tortano te ne anzugna, invece chi stai? Senza anzugna. Ma questo non è tortano, questo è tortano. Tortano. Lo vuoi assaggiare? No, grazie, non voglio rovinarmi l'appetito. Lo sapevo. Quindi mangio assaggiare io. Certo. Ma però capite, io assaggio tutte cose, si guasta la bocca. No, va bene. Ho capito. Vogliamo fare l'aeroplanino? Dai. Sta arrivando un carico pieno di... Aumma! Che c'è? Ci sta il sale, no? No, è che forse ho esagerato col cardamomo. E allora c'è quel retrogusto che fa capire che... Non sai cucinare! Non sai cucinare! Ma ci capite? È meglio che me la vaga, perché bravo. Devo andare a abbassare la fiamma. Qua sento puzza di bruciato. Se sta bruciando d'oltre! No, amore, no, non lo posso accettare! O ti fa ridere o non ti fa ridere, non può esistere una via mieza! Ma dai, se ne vuoi! Tu lo sai che io non riesco ad esternare le mie emotion. I love inside. Che fai? Ride dentro, ignorante! Lo fa l'attore, papà! Ma vuoi capire o no, che se non sai l'inglese non puoi andare da nessuna parte? Ma tu vuoi fare l'attore, no? Ammettiamo che vinci un Oscar. Beh, Los Angeles. Davanti al microfono, che dice? Ma mi chiamo le mani, ma dicono che non è una cosa. E ora che fai? Dove vai? In mezzo al mercato. Bello mercato, è un bel uomo, è vulgare frisca, io no! Vostra casulla, trovo un po' di tranquillità! No! Oh my God! Ma certo che è proprio strano il professorino in questi last days? I panzini. E nei panzini parecchi problemi con gli alimenti. In che senso? Non riesce a deglutire bene il poverino. Madonna, ma questi parola difficili. Ogni volta che parlo con te, mi pare sta all'università, mi pare. Volevo dire alla trachea, quiz.
stretta per lo stress, non riesce ad ingoiare. Oh, signore, non riesce a pagare gli alimenti alla moglie. Prima è venuto nell'esatto e ha sequestrato il computer di Agostino. Ah, dunque è Ago, the giant, che ha problemi di cash. Noi teniamo te tre, solo tu gli aiuta sotto il computer di Agostino. Capito? I understand. Ho capito, siete proprio una bella squadra. Siamo affiatati. Ve li fate fra di voi gli autogol? Sì. Ma beh, si è fatto tardi. I go away. Ho il corso di Zumba. Ah, Zumba. Ci vediamo later, mon amour. Ma quale? Che capo in l'acqua da fondo? Stavo domani, ho chiuso i danni. Masterchef, è scoppiato il dolce forno. No, forse ho sbagliato solo un po' con le dosi. Che stai facendo, eh? Tu stai asciuttando, eh? Guarda, mi sto asciuttando con la gemella tua, vedi? Perché? La mappina. Quindi hai abbandonato l'esperimento? No! Mai abbandonare l'esperimento quando è in atto! Sono solo uscito qua fuori per vedere di... vedere come si dice su un sito di ricette dove ho sbagliato. E come fai, il tuo computer l'ha rubato il conte Black. Usacci, mi presti il tuo tablet? Non è possibile. Perché? Perché non è completamente mio. Come non è completamente mio? Che l'hai fatta di cooperativa? No, l'ho preso da un gestore telefonico, ma non ci mai papà da prima rata. Cioè, se l'hanno mia pigliata. Ho detto sempre che ho cruso la Damia Pia, che girato tu e da chi l'ero mio veramente, scusa. Ma come faccio? Come faccio? Dai, tutto il tempo, tutta la volta devo ripetere la parte, capito? Ma riscontate, Gigi Proietti, ma Può uscire tutto, capito? Io poi non è che non voglio, non posso. Non me lo vuoi dare? Non posso. E vabbè, però come prestare il tablet? Vabbè, ma se per caso, no, alla fine del mese ti servisse un 100 euro per pagare il pigione di casa... La cassa prestiti è chiusa e non è che non voglio, non posso. Ma dove vado subito a Pia? I soldi non fanno la felicità, ma fanno uscire da bletta a foro. Ma subito a IT. Ecco qua! Però ha una condizione. Quale? Che ascolti il pezzo che ho sentito. Ma davo tuo modo! Quello è piccino di affarire, no? Vabbè, però sono 5 minuti, 5 minuti, che non fa perdere lo dire? Non farmi neanche la pubblica, mettete là. Mi metto qua e mi faccio i fatti perché devo scaricare pure le mail. Ecco qua. Amici, in questo momento storico le donne... Aspi. Mi è arrivata la mail un coppo di tablet. Ma la mail, coppo... E la mail, si battuta. La mail. Che coppo? Mi è arrivata una mail su Yahoo. A giapponese conosciuto coppo a battuta. Non so a che vogliono, papà. Un motore di ricerca, Yahoo. Mi è arrivata una mail da... Tu ricordi Filippo Salvietti? Me le porta a me sta Salvietta, ci pazienza! Filippo Salvietti, il guaglione battipaglia, che faceva un militare con noi, a Novara, tant'anni fa, 20 anni fa! Filippo Scienziato! Oh, Scienziato, bravo! Io lo sapevo sta cosa, sì, sì, sì! Facevano sì. Le proteste per avere il lancio migliore e poi mettevano sempre in gelati di ricordo. Ma non lo so, io quando ascetto Facebook ho tentato pure di cercarlo, scrivete Filippo Salvietti, ascetto un cognome suo. Invece della sua foto c'era una rosa che stava sbocciando. Ma se mi sa fuggirò! Può essere. Mi vai Salvietti, giardini perfetti. Sicuramente. Non da vecchio perché ha scritto. Carissimo Agostino, mi ha fatto molto piacere di trovarti qui. Caro. Qui. Ci siamo persi per tanti anni. E spero che la tua vita sia serena e felice. Ma stiamo carino, voglio. Ah, già leggere io, a leggere tu. Leggi, è vizio, pure quando la cucina mi la caccia perché ci va la pista all'attore. Ti avevo film muto allora. Per tanti anni, spero che la tua vita sia serena e felice. Ho saputo che ti sei sposato. Ma non hai saputo fare tre cose? Ma già leggeri o devi leggere tu? Ti ho detto, non hai saputo fare tre tua moglie che... Che cosa, mia moglie, che ha fatto? Che se ne è fiuto con... Oh, professore, lo sapevo tutto il mondo. Che ti sei sposato e sicuramente vivi ancora a Napoli. Purtroppo io non me la passo bene, perché mi hanno arrestato a Marrakesh. Per possesso di marijuana e mi stanno portando in un carcere di massima sicurezza. Tra poco mi sequestreranno tutti i miei effetti personali ed anche il cellulare che ho nascosto.
So che non ci sentiamo da tanti anni, ma il ricordo di quei mesi felici di tanti anni fa, quando io, tu e Gennaro... Ah, si è ricordato di me, è stato bene. Mo ti chiamo Gennaro, non è più Gerry, Gerry il nome d'arte, Gennaro. Ah, sì, tra di voi c'è un feeling. Non mi dà vent'anni sto feeling. Tra di noi, che ah, tra me, sei schifo. Io, tu e Gennaro eravamo inseparabili. E una sera, davanti a una pizza fritta e una birra calda... Il nostro destino. Bravo. Dopo la partita Italia-Brasile facemmo quel patto di aiutarci a vicenda per tutta la vita. Questa cosa mi ha fatto pensare che solo a te posso chiedere aiuto prima del processo, hai capito? Ho dato a mia sorella Irene l'indirizzo che mi hai dato nella precedente mail. Spero che ti contatti e ti spieghi la situazione. Ti saluto, Filippo. Stai pensando pro tuo. E ora che fai, eh? No, veramente dovresti rispondere. E ora che facciamo? Perché Filippo è amico pure a te, e che la sera, oh patto, l'hai fatto pure tu. Ma chi se lo ricorda su Filippo, che l'è passato tanto anno? L'Italia aveva perso col Brasile, ce l'aveva morto con Roberto Baggio, io avevo anche bevuto, avevamo, te lo ricordo. Vabbè, ma i veri amici non si dimenticano, io me la sento di aiutare, e poi tu fai quello che vuoi tu. Ma poi, il posto, no, il posto, il posto, che cosa? Che io non ce la faccio neanche a pagare il fitto di casa, non mi metto aiuto a pagare la cauzione a uno che mi pagava in danna, così. Ma poi ti stai dicendo, il posto non si è fatto arrestare, non ti dice niente il posto. O pago carcere. Ma chi faccio carcere? Ci tu e tuo carcere. No, Marrakesh, ti ricordo quando eravamo guaglioni, camminavamo per Novaro, sudato, sudato, tutte e tre. A loro, ma no, camminavamo per Novare e sognavamo di fare quel famoso viaggio, di andare nel deserto, io, tu e Filippo, senza niente proprio. Ma tu sei malato! Chiami in tuo deserto a nulla! E chi ci vedi in tuo deserto a nulla? Ma te ne ho lì di baffone a casa tua tu! Nel deserto, la sabbia, cose! Ma ricordo, stupato, ma ricordo, sì che tu ti innamorasti di Amina, quella che faceva la camerina in quella pizzeria di Novara. Sì, padre fece ritornare in patria per farla risposare, per farla sposare con quel suo cugino. E tu gli fu una pizzeria con una ballerina, insomma, sai, lacrime in sogno, sai, Però ti ricordo pure che succedette, no? O no? Che succedette? Che io volevo andare a Marrakesh. Marrakesh, andassi bene, ma andassi un po' per l'autostrada, un camion pieno di alpini, e tu non stai a caserma tutto ubriaca, Non dar ricordo a Filippo Salvetto, non dar ricordo la partita, però i cazzo mi ricordo tutto quanto. Ma ci capicchiamo. Comunque, io aspetto che mi contatti, poi vedo il da farsi, tu dovete, tu e la coscienza tua. Non ho mai saputo da chi si deriva una cosa così a Mirele. Questa mail è falsa, lo dico. Ma che essere falsa, c'è tutta sta storia, sta cosa. Cercamola, perché mo su FB c'è sta tutta cosa. Allora, FB. Com'è la password tuoi? Manganello 74. Vai facendo. Cosa ci posso dire? Ok. Irene Salvietti cerca... Oh, sono uscito 60. È più brutta la sua rifiuta. La più brutta. Ragazzi. Che hai fatto? Fuori. Che te mi sono subito lì. E allora si cresciù dai. E la fretta. Sono subito lì. Comunque si te ne rotto. Ma c'è un cattolo, non ci piaceva una bulletta. Ma non capito se ti hai rotto l'occhio. E chi è sta guagliata? Ha detto che si chiama Irene. Ma non è che l'ispettrice dell'agenzia delle dita? No, si chiama Irene. Ma no. Irene, chi è sta Irene? Io cercavo qualche cresciuto là. Casone e Filippo, e perché non le fate trasire? Perché non mi fido di lei. Tu la prima volta che la vedi, hanno due figli. È normale, Gesù. La trasire è una cosa scusa. Sotto la responsabilità. Mamma mia, che c'è che lo squattatore. E non mi chiamo più di mia, lo so. Che sicuramente ha brutto più. Ma signori, mi si accomodi. Thank you.
proprio dentro. Ci conosciamo. E io sono Irene, la sorella di Filippo. Irene! Ti ha parlato di me, perciò mi conosci, che sai che... allora... Grazie, sicuramente conoscerai pure Jerry, no? E tu non lo chiamavi Gennaro? Che nome d'arte? Ma è impressionante, ci ha tagliato proprio la capo. E pure la stessa stretta di mano c'ha, eh? C'ha gli stessi occhi del fratello. La mano, no? E lui? Sono stato scostumato, non ti ho presentato il nostro altro coinquilino, Pier Fabio De Robbio, professore di matematica e fisica, perché sei un fratello con un incidente col cocat, cioè... perché è prescite! Mi chiamo Pier Fabio e basta! Basta, punto! Ragazzi, io credo che già sappiate tutto di Marrakesh, dell'arresto... Arresto, qual è l'arresto? Scusami un attimo, questa ragazza è la sorella di un compagno nostro, sta carcerata. Te l'avevo detto che non ci vedevo chiaro, te l'avevo detto! Ciò che mi serve, aspetta! guarda Irene, ti devo dire la verità, io ho avuto la mail su Yahoo, però non è che ho capito tanto, se tu puoi spiegare la cosa, perché non si capisce da me che cosa è successo a tuo fratello. Agostino è un discorso lungo. Appunto, venite domani, magari ne parlate, domani venite. Vabbè, diciamo, poiché è un discorso lungo. Viene domani la signorina. E è già ora di cena. Fannai. Perché non resti a mangiare con noi, che diciamo, cucino io una cosa veloce. Perché mo sai pure cucinare. E quando eri ragazzo non facevi altro che andare nelle vizzerine, vabbè. Quello che sai tu, tuo fratello? Parlava sempre in un altro. Sempre. Può parlare un momento di scena? Guarda, dai, può parlare un momento di scena. Passato al solito bar, no? Visto che è tardi e abbiamo molte cose da preparare e poche cose da dire, cioè abbiamo molte cose da dire e poco tempo per preparare, chiamiamo quattro margherite e con che dire non se ne parla più. E potrebbe essere proprio un'ottima idea, a patto che sia pizza fredda e birra calda. Pure che si sa, il nostro fratello Rossi sembra parlare nulla, una continuazione succuriala. Sì, sempre di più. E vabbè, e allora vuol dire che questa sera ci accontenteremo della pizza fredda e birra calda e la prossima volta rimarrai o a pranzo o a cena da noi. E poi vedremo, Permettetelo, mettere la tavola. Vai. Professor, la vuoi la pizza tu? Io avrei la mia scatoletta di tonno al vapore. E poi dice con l'arabe e ti metto qua a pari. Lo fa la pizza, sì, arabe. Cioè, a me una bella margherita, però con un po' di pego. Oh, hai molte cose in comune con tuo padre, tu lo fa troppe. A me la birra no, mi provoca il reflusso. Forza, con pottun, non ci mangi. Con pottun fa l'acido, la gente, hai capito? Pronto pizzeria? Sì, sono Jerry. Portateci quattro margherite, tre birre e... Che tu vuoi una coppa ottuna? Un frappè di maionese, la vuoi? Un frappè di maionese? Ma ci vanno io! Un frappè di maionese? Ma non esiste, no! E tu che si... Ma no! E che c'è già per un uovo? Acqua, va bene l'acqua. Ma l'acqua ottonina? Io non sono una bottiglia vacante, ma venga sotto a puntata! E vabbè, tre birre e una bottiglia vacante! Ma non è una bottiglia vacante! Buonasera, quanto tempo ci vuole? D'ora e mezzo. E che fumate una pizza ogni mezzo? Stava cucinando, stava partita, va voi a cicavi. Almeno qua, tutto fatto, l'ho fatto. Allora, mantieni un po' i tovaglioli, qua stanno i bicchieri. Questo a te, questo a me, questo a te. E questo a te. Ma non mi devi fare una cosa. Ma che altro piccirilla a me? Che come te, cutte e chiatti. Ma ragazzina, ci vuole questo vecchio. No, io poi ho pure queste due aranciate. Che cazzo di mano di scanda, litre, non ti preoccupare. Che le potiamo bere come aperitivo. Aperitivo. Visto che... aspetta un po' da te. Ecco qua. Un po'. Ma il reflusso. Allora, non abbiamo tempo da perdere. Facciamo un bel brindisi per Irene! Ma non brindisi! Quando esce un frate a carcerare! Volevo dire, non abbiamo tanto tempo, no? Appunto, no, possiamo fare un bel gioco, no? Un gioco da tavola, non lo so. Il paroliamo, che è un gioco di grande intelligenza, che stimola l'intelligenza. Ah, ma tu non può fare, non può fare. A me l'unica cosa che mi stimola a tavola è mi mangiare una bella pizza. Ma no, non ci siamo capiti, volevo dire, facciamo un resoconto della situazione, così Irene ci spiega tutto quello che è successo al fratello, va bene? Sì, solo un attimo.
Non mangio, subitemi! Guarda, sopra il non sono un burtano, non si dà! Allora, Irene, dici la verità. Che cosa è successo veramente a tuo fratello a Marrakesh? Allora, ragazzi, dovete sapere che a mio fratello a Marrakesh è successo. Notizia certa, ma non c'è un viaggiatore, va buono? Ok, ma lo devo salutare. Ehi, non ti preoccupare. Ciao. Sarremo torneggiato. Ehi, che fatti? Non c'hai le chiavi, non ho capito. Ma sono un paio di giorni che hai in chiave, non mi trovi giù, ho già avuto la bussola. Ah, ecco. Stamattina non si può lasciare. No, è che stanotte sono stato male con lo stomaco. Sarà stato qualche cosa che ho mangiato ieri sera e non mi andava nemmeno proprio di andare. No, ma non è colpa mia, perché sono più di 10 giorni che non mi avvicino mancano mai della cucina, ho abbandonato il mio sogno di fare la cucina molecolare. Ma scusate, non è normale, sono più di 10 sere che mangiate con pizza, birra e Irene, è normale. Aspì, non ci capite, che ci mangiamo? Sono 10 sere che mangiate con pizza, birra ed Irene. Ma Irene non si mangia, non è commestibile. O ti piacerebbe di addentarla come un succoso cusciotto di tappino, eh? Ti piacesse la spuzzata alla capo? Ma cosa vuoi? A te ti piacesse fare una bella colazione all'americano, tu metto giusto e le uova strapazzate, nel becco, frigo! Ah, benissimo! E poi non potrei mai provarci con la sorella di un amico? Un amico? Ma se tu a Filippo non lo conosci proprio, tu non l'hai mai visto, un amico? Che c'entra? Per tanto parlato in questi giorni... E mi sembra di essere entrato anche in questa nostalgica compagnia. Non lo dire a me, eh? Ce la già dice, scusa, siamo solo a me te. Non lo dire a me, è un intercalare, no? No, è da calare. Non lo dire a me che questo viaggio mi ha riportato indietro di 20 anni. Veramente? A rete si è tornata, ma 20 anni non ne tiene, vero? Va buoni, eh? Se permette ci ha cattato città roba, vado a mettere in valigia. Ah, allora avete deciso, partite? Sì, tutto deciso, sì. Tanto io problemi con la scuola non ne ho, lo sai, no? È normale, si è mai venuto a scuola, è normale. Che significa non mai venuto? E poi tengo le ferie arretrate e poi che saranno? Una settimana, 10 giorni, 15 giorni, un mese fra il viaggio e il processo. E che lo processano in banca, ma che dice? Filippi di Eichmann, un nazista. No, la cosa importante è che noi andiamo a fare il viaggio e rivedremo Filippo Salvietti dopo tanto, tanto tempo. Per me è una follia. Ogni tanto bisogna concedersene una. Guarda a questo. Non è proprio possibile quello che mi stai chiedendo! Cioè, che cosa stai dicendo, Jerry Bean? Che io non posso imbarcarmi con voi per l'Africa lontana? Non credo! Cioè, vuol dire che sono un surplus! Ossia! Che sono di più! Dai, Mavi, non esagerare con questa tua gelosia! Del resto mica parte per la regione straniera, no! Posso parlare con la mia ragazza senza avere Alfonso Signorino come opinionista alle mie spalle? Che cosa ho detto, scusami? Non ti devi intromettere da me e lei, già non capisco assai! Io solo una cosa volevo dire, ma... Ah, shut up! Kaito, c'è più shrub! Sciroppatello, vai! Ti capita? Vabbè, lascia stare, che vi lascio le vostre stronze! Stroke? No, dico, lascio le vostre stronze! Ma stroke? Storie, va bene? Cioè, alle vostre storie, va bene? Bravo. Ma di camera va,
solamente sa sempre niente, suo professore. E allora non cambiare discorso, Jerry. Amore, io quando parlo di solito sono molto chiaro. Oh, ma perché, che cosa vorresti dire? Che io meno Darkly? No, pure adesso ti ho capito benissimo. Gash, 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 gash. Come vedo sti gash, amore? Spiega, perché non posso venire con te a Marrakesh? Prima cosa è lontano. Far la cava, no? Il viaggio è lungo e ti stanchi. Perché? You go in autostop? Che sono sciamo con mia costina, io prendo l'aereo. E vengo anch'io con il jumbo. With you. Si sta sentendo un appiccicato. Non voglio caccio. Io lo so perché tu vuoi che resti qua. E perché? Perché? Perché tu sei un po' fall in love con Irene. Ti paga a follo con Irene, amore. Sei invaghito di lei. Che faccio? Ti sei grippato, Jerry! Amore, non è così! E dove vai adesso? Dove vado? Vuoi sapere dove vado? Vado a fare Rossello around the bed! No, amore, non fa Rossello around ombrello! Mannaggia, che quelli in Africa non serve ombrello, non chiamo mai! Vieni qua, amore! Amore! Ma no, sì! Che gli va a finire sotto la pullman! Ma lo pur! Agostino, ultimamente mi ritrovo con me in una telenovela peruviana. Un uomo, due donne. Jerry! Tu dissi a Napoli che la cesse Pepe, il segreto! Hai capito? A trovare un uomo e due donne, mi ha ricordato, è troppo bello l'uomo. Allora, c'è accattato sta cartina dell'Africa a De Cinese, l'Africa te ne ha capasotto. Ecco qua. Allora, casa una croce, sarà una chiesa, non è possibile, sono musulmane. Vicino alla chiesa sta un animale, una tigre, allora la croce è un animale, il suo cimitero è l'animale, come sta a baiare, rumore di gatti, pappavalli, il termine, le bisce, allora, qua invece ci sta una mezzaluna, che può essere una mezzaluna? Ah, sarà la fabbrica di sofficine fin d'usso, che le faranno là, perciò sanno i terri quando ti mangi a mocca. Qua ci stanno i gabinetti pubblici. Ah, fanno! Questo, ma io non riesco, ma che cartina mi avevo visto? Suonire la capa sotto. Ma lo starà sto carcere a Marrakesh, lo starista carcere. Ma fanno di fare, eh? Ma fanno di fare l'esploratore da qui. Che? Sono Bartolo, il tuo collega. Mamma mia, Bartolo, che l'ubitello era a scuola, che padrone, ma che sto. Oh. Grazie, Bartolo, vieni qua, vieni, Bartolo. Vieni. Come va, come va, come va? Ma che abbiamo fatto la canzone da Bane Romino? Come va? Come va? Ci rispondo, tutto ok, tutto ok! Per Fabio non ci sta! No, non ci sta, perché prima ci parlava di Guis, ma poi non lo so. Vuoi vedere se ci sta per forma, lo vuoi chiamare? Ma ce l'avrei? Dai, dai. Ma che la capa rossa rossa! Come tu chiamaci? Per Fabio! Per Fabio! Pier Fabio! Pier Fabio! Stai cercando un coppa di cartina? Allora sto a Marrakesh, ci trovate tu! Fa sempre questo, pure a scuola, quando chiamava a dire cosa andava un caffè non bene mai! Veramente, perché è tirchio? È tirchio! Chi dà almeno che il partito si senta a messa per dire la televisione? Quando esce un sacristano con Cristina con l'offerta, studa la televisione! Vabbè, ma sarà Calatri, capite? Calatri. Mi sono trovato a passare un capo in casa, fammi salire, voglio vedere il mio collega Agostino come sta. Ma non si è venuto a cercare Pier Fabio? Anche Pier Fabio, mio collega. Aspetta, ma posso tu c'hai le idee confuse? Che guarda, Pier Fabio fa o professore, tu fai obitello, io faccio l'applicato in segreteria, non siamo colleghe. Ma pure io vengo spesso in segreteria a chiamare i professori, per me siete tutti i miei colleghi. Io preside? Non mi parlare o preside. No, è numero uno. Veramente? Mamma mia. E allora, guarda, io ho da fare che devo cercare il carcere dove sta. Grazie Bartolo e arrivederci, è stata veramente una bella visita. Arrivederci. Neanche un caffè, mio. Facciamo un caffè? Siamo amici, un caffè. Mamma. Solo un caffè poi Andersen. Che? Te ne vai alla casa. Ah. Così solo, sei. Solo, così sei. Agosti, Agosti.
zucchero. L'overo è lungo, senza zucchero. Latte caldo macchiato in tazza fredda. E sbagliato il pane. Perché con mo' tuo fanno solo gambe russo, guarda. È troppo lontano. Dice tu, manco tempo per sì, e poi non tengo manco i soldi. Tu vieni solo. Ma io voglio sapere una cosa, ma si stipendi, che vuole facile senza soldi? Sì. Io ci do un banco mazzo stamattina, ci ho fatto, ha digitato o codice PIN, e ci dà la canzone di Anno Celentano, pregherò per te. Io non so sto banco mazzo. Agosti, devo dire la verità, è proprio bello questa casa, luminosa e spaziosa, anche pulita. Ma perché ti avevo cattato? No, veramente no. Perché per me era un'assurdità che tu addemandavo padrone mia casa. Volessero le altre stanze, la cucina, dove sta la cucina? Voglio capire una cosa, Bart, ma perché tutte queste domande? Ma rispetto alla tecnocasa, usiamo dei coppo comune, cabù! Se un giorno io devo venire a abitare in questa casa, ma almeno posso sapere la casa com'è fatta, scusate. Aspetta, ripeti quello che hai detto prima. Posso vedere la... No, questo, quello che hai detto prima, papà all'inizio diciamo a monte. Se io devo venire e abitare in questa casa, posso sapere almeno come è fatta? Sì, ma perché dovrebbe succedere questa assurdità? Aspetta, ma che fa prima o caffè? Aspetta, poi te lo dico io. Sì. Ti voglio dire una cosa a te. Sì. Ti vuoi sedere? Ma già fa con questo. Ma manda io. Momo, dici? Hai mangiato? Io l'ho già mangiato, come? L'ho già mangiato. Da quanto tempo? Che sarà? Non pare loro che ci mangiato la scuola. Bene. Ma posso fare un bagno? Che mangi mangiato a scuola? Una cosa frugale, un panino col prosciutto, la rosetta. Ah, stai con la rosetta? Lo stai sta rosetta? Che ti stai con la rosetta? Rosetta è un nome romanino! Così si chiama? Ma quando hanno inventato i panini? Ah, bene. La rosetta va buona. E hai bevuto? E come? Non c'ho bevuto. Che hai bevuto? E che ho bevuto? Una coca zero. Zero? Non hai bevuto niente. Una coca zero, che è a zero, hai capito? Ah. Zero, a latte di pagante. Bene. Hai fatto anche la pipì? Ma perché le fai tutte queste domande? Come ci fa? Col barbicenico? La nausea? Ci fa la fisica pure? Ho fatto che quello ci sto problema alla scuola. Quello fa? Ti do problema a sotto. Ma quello problema a sotto? Ma sotto sta a posto che non ha coppia un problema. Bene. Allora torniamo a noi. Che muori? Ma così, deve cominciare vicino la casa. Perché le altre cinesi fanno tutto cosa al contrario. Voi domani mattina dovete partire. Andate in Africa. L'Africa si trova dopo la Sicilia. La prima a destra, ancora dritta e poi a sinistra. Ma c'è una scuola qui, intanto c'è. Andate in Marocco. In Marocco. Dove fanno i marocchini e i tappeti. Fanno tutti e due nella stessa fabbrica e bottano fuori. Poi tengono un coppa spiaggia, un marocchino, un tappeto. Ma là è una città umida. Un Marocco è umido. Pieni di malattie infettive. E che devo scantinare l'ospedale con tu. Se neanche non tornare più. Parte, lo voglio bene, fornisci questo fatto che tu porti pure la laurea. La casa resta vuota, è un peccato. Ma siete proprio, Bartolo, ma solo tu pensi queste cose in acceleratore? Sì, solo io. E solo tu che può pensare. Basta. Io lo dico per faccio per voi per mettere in guardia. E metti in guardia una da parte. Zitta, stai zitta! Basta, non ce la faccio più, io sono stufa, stufa, stufa! Ma che sta succedendo? Se stanno appiccicando sempre il remoto dei poveri, capito? No, non ci capisco. Anzi, sai che ti dico? Io spero che dall'Africa non tornerai never again! Never! Magari da signorina da fa neve! Neve! Allora fa sta neve! Hai in italiano, speri che Jerry dall'Africa non torni mai più! Vedi, non sono solo io a pensare queste cose! No. Ma che? Sanno scavate e sciuto, sanno so! La ragazza non mi capisce. Essa a te non ti capisce, e c'entra subito il problema, hai capito tutto. Ma perché facete sempre questo? Andiamo, ti voglio bene, riposati un poco. Scusate che sono un po' invasivo. Voi come vi chiamate? Ma chi è? Chi si rubi della scuola mi si chiama Bartolo. Sono Bartolo, un collega di Agostino. E un collega lo mio. Ci vediamo tutte le mattine a scuola, piacere. Sì, piacere, Jerry. Jerry, si chiama? Come un sogno. E come un sogno, certo. Un sogno si chiama la scuola. Un frate si chiama Tom. Non va che papello, va pure. Scusate, signor Solice, dovete accomodare un po' qui.
facetti domani. Mia madre si è mangiata come la visita di lei. Ma non ti preoccupare, la cane ti faccia. Facendo il tipiata. Avete mangiato? Come l'hai mangiato? Da quanto tempo? Passata da un'ora e mezza. Male, male, male. Dopo fu bagno. Sono passato le ore, se ti butti ce la concessione. In una piscina comunale. Ma non ho più abbattuto. Avete bevuto? Come non ho bevuto? Che avete bevuto? Una coca zero. La coca zero? Manca l'usciuro qui mi tassa. Ma la coca zero è una coca light, hai capito? Light! Hai capito? Ho capito. Che avete mangiato? Una pizza. Non ho capito. Una pita? Ma non ho capito. Ma non lo stai spiegando. Una pita! Ha mangiato un piatto greco con la carne e la sfoglia. Una pita! Ah, adesso ho capito. Hai capito se... Posso fare una domanda da amico? Dopo la vita età. Quella signorina dovete fare come ho fatto io con mia moglie. Ma perché siete sposati? Lo ero. Separato. Vedo. La vita accisa! È morto con una lunga malattia. Una malattia incurabile. Babbo Bartolo, ti voglio bene. Hai portato tutta questa bella positività in questa casa. Perché non te lo vai un po' a casa per fare l'eterno riposo? Se sei stato. Caffè, la già vi ho caffè. Ah, ho caffè? Ma buono caffè. Perché io prima te lo volevo dire, poi non mi hai fatto parlare. Ma tu il caffè a casa lo fai con la moca? No, no, me lo faccio solo io, senza amore. Senza amore. La moca è la caffettiera! Così si chiama, amore? Ma quando hanno buttato, Pialetta, ha buttato la caffettiera. Che noi siamo tre uomini pratici, allora ci facciamo la cialda, sta buono un caffè in da cialda. Io me la ci pigliate sempre in da tarda. Però se vuoi fare in da cialda, la caffettiera. State scrivendo alla fuggitiva? No, sto aggiustando un pezzo. Ah, ho capito, perché quel macchinetto si è concentrato a questa scatoletta. Ma la macchinetta, questa giusto un pezzo di cabaret, perché poi durante il viaggio non avrò tempo. Ah, perché anche voi dovete partire. Si capisce. Ah, sì, allora è meglio. Non se non avete più tempo. Vicino alla fatite bravo come se poi io mi concentro un attimo, fatemi trovare nella postazione. No, ma ti danno la signora che non mi fate mai scrivere la postina prima, che la sa raccomando se mi facete le stesse cose. Se tu ci vedete, anche ci vedo. Guardate al sonno pure. Sei pronto? Allora sei pronto? Scusate, dai, te mi mancate una busta di poco. Non si mangia. Non si mangia? No, ma si spanco te, non si mangia! Signore, per sentire a chi sto facendo pure l'oriule stasera. Ami! Bravo, bravo! Ma cominciate, no? Io vado a fiducia, per me siete bravi. La soddisfazione è bella, siete bravi. È grazie. Voi avete successo. Sento questo, sì. Amici! In questo momento storico le donne! Ecco il caffè! Bartolo, bevilo senza strozzarti e poi trovare a casa! E a short, a short stai! Aspetta, arriva! Ma la serve! Fai la scarpetta e con mia fresella, a short! Spogli che scelta fare!
Ma che se vorrei una chat si ci sta? Me lo reggi un po' per favore. Faccio un reggitazzo. Faccio l'elevazione. È una buona annata? Che era Gianica? Chi c'è una annata? Il problema è che brutisse su. Mio padre me lo diceva sempre, l'ultimo sorso del caffè fa bene ai denti. Sicuramente sarà scugnato sto padrone. Buonasera ragazzi. Irene. Ah, ciao. Chi ce l'ha di chiave, la posso chiave mia? Io, 2 o 3 giorni fa. E perché ce l'hai date? Ma fa 6 giorni per la sia scita. Sa cia rurissa fa tra sia scita. O facimi i punti. Ragazzi, mi dispiace se avete disturbato troppo presto, vedo che avete anche un ospite. Ma quale ospite? Vieni a casa, quella parte se ne stava andando, spontaneamente sì, proprio. Sì, la ragazzina può solo però. È un vizio quando vado a bar. Che buffo, perché al bar rubi le tazzine? Non solo le tazzine, anche i cucchiaini. Simpatico. Piacere, Irene. Piacere, personale Ata. Sono un collega di Agostino, ci vediamo tutte le mattine a scuola. Bene. Ragazzi, scusatemi solo un secondo. Arrivo subito. Arriva. Ta-da! Io stasera dormo qui! Siamo dozzoni solo 5 uffici, no! Io stasera dormo qui, in questa casa. Ah. Così domani il taxi che ci accompagna all'aeroporto fa un solo percorso. Ma anche la signorina viene con voi nella jungla? Mi sa questa scena, una prova di danza. Ah, scusate, ma voi siete la fidanzata di Danza? E Cita, come sta Cita? Cita è morta, Cita! A quanto più? È morta, sa fuga in campanale! Fate, non la guida! Allora ragazzi, che ne pensate? E vedremo di trovarti una sistemazione che... fa una cosa, piglio l'insulino tuo, un cuscino tuo e... Una nicchia, che ho l'ovulo, che piglio l'insulino, un cuscino e trovi a dormire in vasca e bagno. No, ma facciamo un referendum democratico a chi c'è del proprio posto là, ragazzi. In questa casa sono via democrazia, si dice che ero in docesso, dove è dormire in docesso, ma tu! Scusate colleghi, scusate che sono un po' infasivo. Infasivo? Ma si chiede un po' come, chiaro? Ma non vorrò! Perché dormire con la signorina Irene con Paretta? È arrivato fresco, è arrivato! Bartolo, perché non te lo vai un po' a casa tua? Se vai tu a una rete, Irene, Bartolo spontaneamente se ne va! Io saluto così, arrivederci, come avessi accettato! Arrivederci! Arrivederci! Vi auguro un buon viaggio! Arrivederci, signorina Irene! Buon viaggio! Che malavo questo bidello, no? Benissimo, vi devo far vedere una cosa. Allora sì, grazie a questa mia conoscenza che ho alla questura sono riuscita ad avere il mio passaporto che ho rifatto, pensate, in uomo di zecca. Ho rifatto anche la foto. Perché quella di prima non ti piaceva la foto? Sì, mi piaceva, ma era vecchia. Era di un po' di tempo fa, diciamo che non mi apparteneva più. E poi ho ritirato anche quello di Gennaro, guardate. Ah, che meraviglia, guarda qua. Guarda cosa tu, quanto è bello, eh? Quanto è bello. Jerry. Grazie, mamma, non è... Per quello che state facendo per me è il minimo. Vabbè, per te, per Filippo, per tuo fratello. Sì, per Filippo naturalmente. Però anch'io vi sarò riconoscente per tutta la vita. Grazie. Comunque è tutto pronto, lo dicevo prima a lui. Sì, sì, i bagagli sono pronti, i documenti in regola, ho spedito il frigo, ho preso il numero dell'ambasciata di Anna Rabat. E la vaccinazione? Ma che vaccinazione? Voi vedete che il bidello, il menacramo, aveva ragione, stanno le malattie. La vaccinazione per l'ansia. No, ansia. Agostino, stai calmo. Vedrai che andrà tutto bene. E l'importante è aiutare mio fratello in questo suo momento difficilissimo. Siete riusciti a comunicare in questi giorni? Sì, tramite un avvocato mandato dall'ambasciata italiana a Rabat. E lui mi ha fatto sapere che sta bene, che è tutto a posto e che vi ringrazia per quello che state facendo per lui. Ma non potevamo esimerci da fare altrimenti. Ah, tu accennavo vita così, appena arrivava meglio subito è stato disponibile, subito volevo arrivare. E non vieni un po' di là a controllare se mi ho messo tutto in valigia, sai, l'occhio femminile è meglio di quello maschile. Cioè, no, ma dici a me. Ecco, dica a me, l'occhio femminile lo tiri tu, no? Io ho 2 occhi femminili, eh? Ecco. E andiamo, Jenna. Allora io mi avvio, sì, andiamo a vedere.
Allora Agostino gli va a controllare la valigia. E capri da accennare che scusa la valigia se vuoi tutto deposito e bagaglio, no? Io vorrei sapere perché lasciano sempre la porta aperta. Potrebbe entrare qualche malintenzionato, no? Ma chi ha dato la Stiamo a quattro piani senza ascensore. Un palazzo lì. Ogni scalino è 80 centimetri. Arrivato al secondo piano, però se non lo pensi è brutto di ci fare. Chi c'è allora? C'era la porta aperta. E vabbè, tu stai facendo una puntata di porta a porta senza ragione. E vabbè, sarà stata una dimenticanza. È entrata Irene e ci siamo distratti. Irene? Ma perché c'è venuto qua Irene? Come no? Ha preso servizio presto stamattina. Brava. Ma vuoi sapere una cosa? Prima cosa che dovesse per capo e soprattutto, che cosa hai contro quella ragazza? Io non ho pregiudizio su nessuno. Però te l'ho ripetuto molte volte. Che è troppo repentino questo tuo coinvolgimento. Ma mettiamo il caso che a Marrakesh gli succedesse qualche cosa. È andata a battere la basciuva. Ma che è venuto qua e sapeva tutto di noi. E tu l'hai fatto andare via? Io l'ho già avuto quasi caccia! Veramente sì, abbiamo avuto qualche scambio di idee sull'argomento, e questo sì. Sul viaggio? Sì. Mo' viaggio nostro, se stato andando alla spedizione Apollo 11, un po' paluto, cascolo, vanno tutto qua. E ti posso garantire che anche lui la pensava come me. Ossaggio, non mi preoccupare. La valigia non era ancora pronta. No, non è pronta. Ciao per Fabio, non ti avevo visto prima. Sì, tutto bene. Sono sceso per fare un po' di spesa, per comprare la mia cena. Sì, questa settimana la scatoletta si inventa, sai? Io non posso ordinare tutte le sere la cena al Grand Hotel. Non ce l'ho queste possibilità economiche come i miei due coinquilini, poi. Ma neanche noi siamo per questo. Stato zitto. Ah, ma fu tu che parla di la porta? Ho un'idea, sì! Mira, caro suo professore! Allora, si pronti, ce l'ha! Ma a me, a parte lo professore, io, mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, lo professore! No, via, vedi che andate! Mi scusi, signorina, sicuramente ho sbagliato l'appartamento! Ma perché, scusi, chi cerca? Il diavolo è straordinario! Cerco quell'uomo, buona donna! Ma che te ne lembra la Gix, vedi attraverso i conti! Questa volta il mio obiettivo è molto semplice da individuare e da colpire! Facci da scudo fiscale, Agostino! Per favore, accomodatevi tutti, anche lei, signorina. Ma dono! Ma la signorina non c'entra, è incensurata, c'ha la fedina fiscale pulita! Ma siete anche poco garbati! Fate accomodare la signorina! Ecco! Ma mi nervone! Non ti preoccupare, non ti preoccupare, chi non mozzo che c'è, non ti fa niente, è vaccinato. Ma ti dico, guardami a me, guardo rito. Sequestrare. Allora un rapitore. Un rapitore, però potrebbe mai sparare nera, avrei molte fame come lui. Un riscatto potessimo pavarrà. Ma non mi vuole la paradenza, chi deve essere errato che sta in tasto inferno. Silenzio. Così. Silenzio, dice Maurizio. Non riesco a concentrarmi. Concentrato, concentrato, parla lui poi, parla di roppio, eh? Allora, zitto, un po' di silenzio, per favore. Ma la signorina è una parente, può assistere. Ma perché lei non riconosci me, che stanno qua da E allora chi è? Guardi un po', io sono la sorella di un loro amico ingiustamente detenuto. Ah, ecco, avete frequentazioni con pregiudicati. Vi voglio bene, non parlate giù, perché siete tre a casa caruta. Facitelo parlare solo a me. Parlate. E lei, Agostino Esposito, fu Vincenzo e Antonietta Mincullo? Come si chiama tua mamma? Mincullo. Effettivamente avrebbe la vintiatura. Mincullo, no, ma così è, Mincullo, poi non so pazzi, poi per mamma non ci c'è. Nato a Pozzo dell'Inferno. Ma tu hai una vista, allora ci vuole l'acqua santa pure a te. Ma che sei c'è? Pozzo dell'Inferno era una parte dove mio padre faticamente alla fabbrica di gelate. Non è possibile, tuo padre faceva gelate a Pozzo dell'Inferno, si squagliava nel gelato. Per favore, non mi interrompete più. Se no si squaglia nei cornetti. Oh. Se no perdo il filo. E dopo non potete più cucire. Vieni a fuori un uomo di 2 teatri. Pozzo
Palazzo dell'Inferno, provincia di Latina. Provincia di Latina. Di Latina. 26 marzo 1976. Divorziato dal 2010 dalla signora Usala Benedetta Daniela. Ah, se per questo la moglie l'ha sempre usata bene, proprio come un sorello che c'è fisica. Usala non è un imperativo, come dire Usala. Usala è il cognome, Benedetta Daniela è il nome. Usala Benedetta è un uomo, cognome e mulher. Ma la moglie, ma che cosa usate? Quella cosa che usate voi donne per conquistare gli uomini. Cosa? Che cosa? La persuasione, no! Ma questo ci è o ci fa? Ma già un po'. Se non fate silenzio, userò il potere dell'Equitalia! Con l'aiuto del sole vincerò! Attacco solare! Energia! Daitan! Arriva l'Equitalia! Scappa! Ma tu ci sei amico! Daitan! E tu puoi controllare! Siete un mecanoide! Questa è l'ultima volta che mi interrompo. Non vi interrompete, vi voglio bene. Guardate, preside, il professor De Robi che distribuì durante la lezione, mettete un rapporto. Ah, basta. Sto parlando però. Basta, zitti. Dunque, dicevo, sì. Stato civile, divorziato con, vabbè, eccetera, eccetera, per evitare commenti inutili, è debitore verso lo Stato delle dichiarazioni IRPEF per gli anni 2010, 2011, 2012. E 2013. Sta giù guai a te, vedi? Cosa risponde in sua discolpa? Allora, vi voglio bene, non parlate, parlo solo io, perché sì. Voi, soprattutto tu, non parlare, soprattutto tu, soprattutto tu. No, ma nessuno ha davanti. Forza. Parla lui. Però vai, però vai. No, non fa. Vai, ricorso. Noi sputandela che sciuliamme, capito o no? Buongiorno, signor giudice. Stiamo a forum. Facciamo, andate. Scusate vostro onore, queste cose che voi avete scritto sopra quella cartella fetente e lurida sono tutte bucine, tutte cose false, perché sì, non è colpa mia, no. Sì, no, non è colpa mia. Perché la colpa è tutta di Rufetendi, che lo farà appunto commercialista, che un giorno all'improvviso ti metta la puteica. Sì, te ne va a salumeri questo. Ah, un'altra salumeria. Sì, no, allora, partita IVA no, numero... Voglio bene, non ci metti da roba a mocca a questo, che subito scrivi. Allora, giuretta saracinesco. Te ne va la fabbrica, te ne va, no? Giuretta, come si dice? Lo studio! Che io se ne casi, non sei spazio, c'è la casa e puteica, capito? Se lo studio, giuretto studio a puteica. Mi direi tutti sono dei contribuenti, si fetta a Cuba perché si era innamorato di un tassista, Francesco. Basta, per favore. Non avalli. Ma non mai tu da valla! Non è la valla! Non la valla, altre scuse assurde! Ah. Le dichiarazioni sono state firmate da lei. Ah. Le cartelle sono notificate. Quindi. Ma io non posso pagare. Lei possiede qualche bene mobile? No! In da stanza mi ci stanno i mobili, ma come te ci sta? Non mandare con un solo a terra come tu va bene, c'è bene! In da vasti bagna! Sì, è vero! Di chi è questo? È suo! È mio! È mio il tabaletto, è mio! Amici! Mi avete distrutto una carriera, amici! Ed allora questo lo prendo io in garanzia del pagamento. Il resto lo conoscete già. Signorina, per la sua sicurezza, si faccia fare un estratto. Dice a me? Sì, a lei. Sa come si dice, chi pratica l'evasore impara ad evadere. E può darsi che lei si sia infettata. Buonasera a tutti. Ed a presto, rivederci. Alla prossima. È proprio necessario. Obbligatorio. Ma bisogna farci benedire. Bisogna avere qualche pozione magica per difenderci dagli spiriti maligni. Ma come faccio? Ma perché dispari così? Come faccio a scrivere i miei testi? Mi raccomando, alla mamma. Sì, grazie. Ti cassano 1,50 euro. T'accatto un blocco Rhodes e una penna Corvino 91. Così scrive i testi e dici poco manca i coppa stella. Ragazzi, ma io sono sicura con voi? Non è che nel deserto ci sequestrano i cammelli? Ma mi chiamano a Mappena. Non vado a Pendo da sé. Creoni di California, scrive. Nel deserto la sabbia coce. Come te la giallo? Ma insomma, qua bisogna vedere cosa fare. Chi si è andato a fare voto? Ci sta questo prodotto che stai, ci assattiamo con un dente.
posso dire una cosa? Questa cosa dell'Equitalia, pensiamola dopo al ritorno. La nostra priorità adesso si chiama Filippo Salvietti. E lo sapete, ecco qua. Gli amici. E io, cretino, devo rimanere qui in questa casa, tutto sulle mie spalle, ecco. Per suo, ma queste parole già la c'è sentuto. Ma io e te mica siamo sposati. Io la c'è sentuto già una volta, sto fuori. E poi ti abbiamo invitato un sacco di volte, non ne hai mai risposto. Ho la scuola, no? Mi hai scordato la scuola, il ministro della pubblica istruzione. Piglia di un mese e festa che ti facesse pure bene. Ma quando è stato l'ultima volta che sei venuto in vacanza? Parco Sole, ma estate del 2002, vai a Domizia. E pure là siete dalla prima scatola e tedunda, sì? No, ma si mangiavano il cuscio delle pollane e 50 euro. Mi dà in dobrore, mi dà in coppa fraci, ma ne prendo solo l'ossa, sì. Agostino, vuoi sapere la verità? Io non ho nemmeno i soldi per pagare il viaggio, va bene? E noi anche noi, se per questo. Sì, tu fai conoscere la gente tutti i miseri tuoi. Il viaggio la paga di rete. Veramente, sono io che mi sono permessa. Ma non potrei mai accettare di stare aiutata da una donna. E allora gli stacco. E invece vado via. No, no! Sì! E allora? In una spa! Non devi soldo alla Spagna! Ma che capite, la spa? Mi sa, mi si può fare un fine mio, no? Non sapete. Ragazzi, non posso perdere più tempo perché io devo andare a preparare una doccia e poi a nanna. Sì, sì. Però posso dire una cosa? Sì. Chi su per Fabio sta tornando troppo sensibile. Sì, a me sembra sempre freddo come una lastra marmoreo e teso come una corda di violino. Ma chi l'è proprio stronzo? Ma posso diventare geloso, questo comportamento strano, geloso di noi tre, ma perché questa amicizia? Ragazzi, sicuramente è diventato geloso. Fra di noi si sta proprio bene. Diciamo la verità. Stiamo proprio bene. Tutti e tre. Guarda mamma. Visto che siamo così bene fra di noi, io vi devo confessare una cosa, perché non va a saltare. Ma tu vuoi, Agostino, piace, se non vuoi non muro, raccontarlo. No, se non vuoi. Che è? Che è? No, questo è un professore. Papà, non è, sai, non te lo occupare. Chi è? Io. Per andare a Marrakesh ho comprato della roba. La roba, così non sapevo, niente roba a Marrakesh, capito? No, che ci ha chiappato cane, ci ha t'arrestato e faceva fine Filippo e poi ma Filippo o banale. E poi in mano ha fatto qua, ha fatto del direttamento la cosa pure più popolo che non l'hai fatto. Ma che sta, tu capisci una cosa, Franco? La roba che ho pensato non è la droga, no! No, ho comprato della roba, la roba si dice pure la roba per culo, no? Dei vestiti, delle cose più adatte al clima dell'Africa. Ma daranno consigli, non ci mai fatto su chi ti piace. Agostino, ma stai calmo, te lo daremo noi il consiglio. Sicuramente. E poi questo viaggio è la prima volta, ma anche per noi. E lo sognavamo da tutta la vita. Ma perché pure tu lo sognavi? Sì, con Filippo. Lui me ne ha parlato così tanto in questi anni che alla fine mi sono innamorata anch'io di quel paese. Ci capisco. Posso dire una cosa? Bravo. Ma un ritrasto consiglio. E vai, Tiene che fa? No. Senta qua. Tu tiene che fa? No. Signore, dite che fa? Allora, a signore non aspettare, stavo tutto quanto per te, no? Signore, dite che fa? Aspettate un momento che faccio un attimo una sorpresa. Sì. Vai presto, Agostino. Mi dispiace per creare scompiglio dentro di te. Non è che hai creato scompiglio. Che mi ha sorpresa con quel bacio. Ma pure tu con quello schiaffo. Di nada, ma non lo so. Non ci fai molto male. Mi hai lasciato pure lo segno. Ma come lo giustifico nel jet set dello spettacolo? Questo segno che mi... Genna, mo non possiamo parlare. Quello c'è la costruzione di là e può entrare da un momento all'altro. E se proprio lo vuoi sapere, a me non mi è dispiaciuto. Ma non è perché facciamo un bis? È perché mi faccio un bis pure lo parco. Lasciamo queste cose come stanno. Perché c'è un problema. Lasciamo queste cose e non ne parliamo. Siete pronti? Che? Ma guarda che parivi, non vedi ali, capivi, scendi ali. Ma chi ci ho messo tanto per nei crani? No, è un
una cosa semplice per la spiaggia e chic non impegna. Agostino, tu riesci sempre a sorprendermi. Sentami, quello è pericoloso quando si sorprende, eh! Scherzando. Non si direbbe, ma pure vestito così il mio destino è che ne passa inosservato. Ma allora, ora penso che me ne posso andare perché mi è fatto tardi. Quindi, ragazzi, io mi devo andare a fare una doccia, mi cambio e poi a nanna. Ma avete deciso cosa mangiamo stasera? Mi danno un po' solida pizza o colla allo spiedo? Posso dirci una cosa? Non possiamo optare per qualcosa di più leggero? Che ne so, una sola, una bella insalata senza olio per tutti. Ma che ti sei da buona così? No, è caro. Ce n'hai in un tempo che ci ho e dopo tutto si cene rosticciarina, se ero pure una sera pizza, una sera la frittatina, se ero kebab, se rimane faccia analisi, mi rilevano colesterolo, la stecca e lui. Ragazzi, decidete voi, per me lo sapete va bene tutto. Io comunque ci metterò una mezz'oretta. Ah. Facciamo così, ci metterò un'oretta. Vai giù, per stare più sicuri, ci metto un'ora e mezza e non se ne parla più. Ah. Ma che sta da fare, un capo? Magari un cane è presa. Ma fammi reale, guarda. Ma oggi capire perché mami la tua fidanzata è gelosa di... Di chi? Tu una femmina stai frequentando extraconiugali, Irene. Grazie, quella era una simpatia, un feeling. Ah, mo si chiama feeling. E tempo mi si chiama parlatusia mia. Ma mai, era buona mia. Io, sai che cosa voglio? Dire che questo viaggio fini tutto liscio e soprattutto non ci devono essere ostacoli né di natura piacevole, né di natura spiacevole, né di feeling. E non ti preoccupare che non accadrà nulla. Ma permette che la sorpresa la faccio. Pure tu hai sorpresa! Una bella sorpresa, aspetta un po'! Non ti preoccupare! Tutto quanto fa le sorprese, capo! Mamma tua sorpresa, stai a te! Vieni, Marco, vieni! Che brava, brava la nostra Irene, che ha saputo fare, eh! Ma di questa cosa dobbiamo parlare subito con Gerry ed Agostino! Sì, 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 subito! Me ne occupo io, me ne occupo! Ma dove saranno? Agostino? Allora. Mi sono adeguato al clima. Buonasera Agostino. Buonasera, mo te si chiudo, mi saluto una volta, che porca cosa. Sono una persona educata. Ah, educata, e che non è il collega, non è pazziato il collega, no? No, perché siamo venuti a dirti una cosa molto importante. Ah sì? E che cosa? Dov'è Gerry? Gerry sta di là, ci sta facendo una sorpresa. La sorpresa la facciamo noi a voi adesso, eh? E Irene dov'è? Si sta facendo una doccia. Una doccia? Nel nostro bagno. E chissà può fare in due ripostigli. Ah, no, ma la doccia sta in due ripostigli? Sì, la doccia in due ripostigli. Ho bisogno di fare la porta o lavandini in due corridoi. Ma poi, ma quando hanno costruito la casa, dopo progetto, era un architetto pazzo. Va bene, Gerry! Eccomi qua, eccomi qua, eccomi qua, come sto, Ma lo frate scemo che entra, ma credo. Mi sono adeguato al clima, lo vai tu. Dal clima. Comunque anche vestiti così, sedetevi, che vi devo parlare. Ma da parlare una cosa importante. Siedi qua. Siedi qua. Ma non è che ci sta domandando di mangiare, comunque di fattavi, Dio, niente, non ci sta. Avete mangiato, sono problemi. Ma comunque! Quella ragazza che in questo momento si sta facendo la doccia nel bagno della casa dove io pago l'affitto. Allora sta facendo un indobbo? Sì, ogni tanto le persone si lavano senza impegno, entrano nel bagno e si fanno la doccia. Comunque, come ha detto che si chiama? Irene Salvietti. E si è presentato in questa casa come la sorella di? Filippo Salvietti, un nostro commilitone a Novara, secondo scaglione 1994. Ma perché sta facendo tenente Colombo San Marino? Fa impressia! Ultima domanda. Facciamo a mettere la cuffia, mentre la cabina, con l'esperto. E dove sarebbe detenuto questo famigerato fratello Filippo Salvietti, accusato di detenzione di marijuana in attesa di giudizio? Al carcere di Marrakesh in Marocco. Ah, sono preparati i vostri concorrenti, signor Mike, Questo documento è arrivato stamattina dall'ambasciata italiana della capitale del paese, in cui si attesta che non c'è nessun detenuto di nazionalità italiana di nome Filippo Salvietti. E poi? E poi non finisce qui. E come è avuto il suo documento, Cristo?
Pace, un mio amico che lavora a Roma nel Ministero degli Esteri a Roma, sì, come funzionario di primo livello. E poi non è finito qua? Assolutamente. Questo qua me l'ha dato un amico mio che vende sempre il panzerotto fuori da me. Ma lo scudo che mi era! Ma l'ha distrutto! È cresciuto! È un certificato di famiglia storica. Ecco qua, vedi? Del comune di appartenenza. C'è scritto il nome e cognome dei due genitori e il nome di un unico figlio, cioè Filippo Salvietti. Nato eccetera eccetera il 25 settembre del 1975. Insomma ragazzi, qui di una sorella non se ne parla proprio. E quindi Filippo ha dove sta? Oggi capite che se è una delinquente, la pigliate e la portate in Marocco. Marocco, forse mi vorrei fare gli schiavi anche voi. Facci, ma tra tre settimane? No, non è possibile. Chi può essere sta guagliuta, capite? Solo una cosa, quasi tratta di una serie a killer. Cioè, questa ragazza ammazza tutti questi militari in caserma per vendetta, i prossimi sarete voi due. Ma quando mai tu vieni dopo si è sai per televisione? Veramente, ma così è sai, che devi fare? Non è così, io ho capito. Non esiste la sorella, perché questo è uno scherzo che ha fatto Filippo Salvietti per farmi rimpatriare dopo 20 anni con i suoi commilitoni. Sì, ma spendevo tutti i soldi per fare sto scherzo. Dice, tu viaggi, ma cosa, i biglietti. E allora sta guaglione che si sta facendo la doccia? Chi è? Facile, basta chiederglielo proprio a lei. E chi c'ho domani? Lui. Il feeling è lui. Ci sta il feeling, frate. Ehi, se è meglio che tu facci il volo. Sì, è meglio andare prima a te, va. Io vado, eh. Guarda un momento, figlio fiato che... Magari andiamo a prebecco, un pusciato e ghiacciato. No, stai giù sin dalla doccia, non sento. No, siamo qua solo quando è pomodoro, amici, amici. Irene! Appena hai un po' di tempo puoi venire un attimo? Ma non lo dirò! Ma sta calamurendo! Te l'ho detto! Che sono la vaccina! È stata lei! È stata lei! Va bene, va bene! Ma Maria, prendi, vai bene! È il dio, è il dio! Siete lì! Shining, shining! Che se c'è la vaccina! Maron! Te la pistola a mano! Allora, ti prego! Non ci ammazzare, ti prego! Non ci ammazzare! Sì, ti sei voluto bene così, don Giulio, e mio amico sei stato il migliore. Ragazzi, ma che state facendo? Noi, che a noi ogni tanto ci piace di giocare un quadrato di sprazzi. Ragazzi, io mi stavo asciugando i capelli ed è andata via. Ah, ma che ne non è una pistola? È un ponne, è un ponne. E basta, tu non passi, però. Oh, bidella, non stupide. Sì, ragazzi, ma avete deciso che ci mangiamo stasera? Insalata, pizza... A me mi è passata la fame, non voglio mangiare più. E come mai? Guarda qua, ha rosto il documento. Gli ho chiesto il documento. Che cosa rispondi? Avanti. E ora che fai, eh? Non credo proprio. Ci devi dire il nostro amico Filippo dove sta. Vai, confessa. Lo hai ucciso, fatto a pezzi e messo in una valigia, confessa. E proprio tu mi credi capace di tutto questo? Noi vogliamo solamente una semplice spiegazione. Questo documento dice che Filippo non ha fratelli, quindi tu non sei la sorella di Filippo. Filippo, a cosa sta? Allora ti decidi chi sei veramente. Ma così? Che? Vieni a vedere da questa borsa. Lascia stare la mia borsa. Contarsi ci sta la testa di Filippo. Fammi! Allora capi Filippo, che al massimo c'è il suo passaporto nuovo di zecca. Ha ragione, o passaporto. No! E documento. Fammi leggere, dire. Irene Salvietti, nata a Battipaglia, il 25 settembre del 1975. Che data hai detto? 25 settembre 1975. Fammi leggere quando. Ma che si nata? O se si vuole Filippo? Allora sono gemelli. Come fanno a essere gemelli? Si incoppo stare famiglia, sta scritto che non ha fratelli, come fa a tenere un gemello? Tu non te ne vai fin quando non si risolve questo mistero. Non sono stato mai abituato a essere pigliato per culo. Filippo, lo sta! Se proprio ci tieni, leggi anche nell'altra pagina. Lo passaporto? Sì. Si rilascia il seguente passaporto alla signorina Irene Salvietti, già Filippo all'anagrafe in seguito del cambiamento di sesso. Cagagnato! Il sesso non hai sentito? Sesso! Santa Mandalina, aiutaci tu! Allora, tu mo si Filippo, cioè lo eri, mo si Irene, però di nuovo cuore per Irene e la
mandami il fare il paio. Che te la facevo soltanto con me. Addosta! Io ho cercato di pagare con le mie vecchie mamme di donne. Io sono Irene. O forse io lo sono sempre stata. Anche quando tanti anni fa fingevo di guardare le ragazze con voi. O dicevo bugie sulla mia inesistente fidanzata al paese. Ma tu ci facevi leggere pure in lettere. Ma come, fatemi capire. La signorina e Filippo vestite da trance. Bartolo, forse è meglio che ce ne andiamo noi. Lasciamoli soli in questo momento così delicato. Forza, vieni con me. Sì, sì, andiamo a stare un po' di tempo. Come stonco voi è meglio ma che mettere poca la capa sotto l'acqua gelata. Ma io voglio sapere una cosa. Ma che te credi fa con tutto che sta messa in scena? Se avessi detto la verità, non mi avreste mai accettato. Ma ditela a te. E te lo dico io. Fino a 10 minuti fa hai tentato di baciarmi e ora lo rifaresti. Ma perché portare pure noi in Marocco? Io ho sognato da tutta la vita questo viaggio e ho sempre pensato di farlo con voi, fin da quel maledetto 17 luglio di 20 anni fa, quando capì che gli amici, quelli veri, ti accettano sempre, anche se non li vedi per tanto tempo. E voi, benché abbiate delle vite incasinate, non vi siete tirati indietro quando avete saputo che Filippo era in difficoltà. Ma io non sono più Filippo. Sono io e basta. Se volete seguirmi, domani mattina, alle 8 c'è un taxi che ci aspetta per accompagnarci all'aeroporto. Io adesso vado di là. Vado a cambiarmi, a riposare, perché io domani devo alzarmi presto. Ma che ha con giù tutta questa cura? Questo già l'ho detto io, non ho bisogno di lei. Ah. Allora stasera che ceniamo, eh? Siamo a noi, che facciamo una bella cenetta stasera. No, forse dice stasera che ceniamo noi, tu a casa dove? A casa mia. E chi ha cucina? Non ci sta niente a casa mia. Ci stai 4 salti in barella. E che è? Una nuova discoteca. La terra da giro. Ah, ho fatto pronto sul gelato. E poi Bartolo, sono più... Bartolo, è più di un mese che pranzi e cene a casa nostra senza contribuire. No, già giunto a dove va che sei succedarello. Siete forza. Io non rubo, prendo solo in prestito. Allora me restituisci. Buscatela fuori, sì, beh, succedarello. Ma perché c'è passato un mese? Ah. O prossimo mese, ho trovato qualche succedarello e tutto. Un mese, è giusto un mese. Che sono partiti, Irene e Agostino. Non abbiamo avuto più notizie. Sì, sul telefono di Jerry un sms, ma a me niente. Ma ti scusate che hai fatto per far scoprire un mistero, no? Bartolo, che abbiamo fatto? Mi hai dato una mano pure tu? No, no, occupatemi che venne sempre il panzerotto fuori con Ulisse per il tuo foglio, che c'entri? E perché non mi resisti un compagno dove c'è rimasto sempre il panzerotto e di scagliuzziere? Sai che faccio? Lo passo pure con Bartolo. Bravo, fai il buono, bravo.
Ma parlate sempre di junk food voi? Voi ci volete bello tofu, da ragione. Ma junk food significa cibo spazzatura. Insomma, tutte le schifezze che state mangiando voi ultimamente. Ecco. Oh, perché tu che cosa hai cucinato? Io? Una ricetta macrobiotica. Hamburger di soia con germogli di bambù. E non è meglio così la cucina della costina, no? Uè, se li volete, li mangiate. Altrimenti vi arrangiate. Forget about it! Cari, l'avevi forcata ieri. Volevo assolutare, vedi con te cassoni, sempre panzerotti, ci facciamo una bella cenetta fra amici. Bene, una bella sera, non di candela, con gli occhi proprio. Va, vai, vai. Sì, sì, ma va, che è. Che ma va, non ti lasciare la porta aperta, pure il gatto va a andare. Ma c'è te il ma sei tu! E chi è? Pure non sei un bagno di fare regala, no? Sta la crisi. Dai, vai. Vai presto, vai. Ragazzi, buongiorno. Ciao, Gemma. Ma che fai tutto 5 euro mo'? Stanno andando a comprare la cena per me come questa sera. Ma chi sta sempre qua? Buonasera, Gero. Solo per questa sera, non ti preoccupare. Ma chi si ma poi, con 5 euro, tu che vuoi accattare? E 2 euro per cazzo, se per morare. Pure! Lo panzerotto, tanto c'è un cane. Un cane da rimanere. Ma non ti preoccupare, non ce ne sarà bisogno tanto. Sicuramente Mavi sta preparando una prelibatezza. Sicuramente, qua, sicuramente. Ma che cos'è quel che hai in mano? E cos'è? È una cartolina di Agostino dal Marocco indirizzata a te. A me? Allora non sono dimenticati! No! E voglio leggerla! Leggi. Adesso so cosa fare. Saluti da me e di lui. Che ha voluto dire? Lo so io, lo so. Speriamo che la donna non presso. Non posso sapere questi fatti che il giorno della partenza si è presentato Mavi all'aeroporto. Di piccione parte di giù, e voilà! Ma che? Ecco, sono pronti, assaggia! Ma che è sta roba, Mavi Baby? Ma come? Sono gli hamburger di soia con germogli di bambù al vapore! E che sto rinnovato! Io volevo qualcosa di più sostanzioso! E ma che cosa? Pizza fredda e birra calda, naturalmente, no? E c'è solo che piede sotto la tavola con tutte le scarpe! Bravo! Anche perché stasera c'è la replica d'Italia-Brasile alla nostra partita! Vabbè, don't worry, tanto a me non piace né la pizza né il calcio. Dunque penso che andrò nella tua room a vedere sul mio tablet che so io un bel documentario Greenpeace sulle balene spiaggiate. Bye bye! Ma non ci capite, manco una parola. E io per questo la amo. Se permettete, prendo io il telecomando. Ma tu la cartolina e cavi ci sentivi più vicino. E siamo in pizzeria, fai presto, prima che io metto la partita, fai presto. Sì, secondo me stasera l'Italia vince. Sicuramente, guarda, sicuramente. Pronto pizzeria? Sono Gennaro Savastan! Questa volta sono Gennaro Savastan! Portateci 5 margherite e 5 birre! Sì, al solito indirizzo! Metteteci quanto più tempo potete! Sì, infornate pure una pizza ogni mezz'ora, non preoccupate! Sì, vi aspettiamo, aspettiamo! Jerry, scusami, hai detto 5 pizze e 5 birre? Ma che la rete di chi sono? No, si arrivano Agostini e Irene, capito? Non trovano niente, restano di giù! Hai ragione! Però adesso sì, mi sta per iniziare la partita, vedi? Le immagini relative a Roswell di Pasadena, 100.000 spettatori presenti, tutto esaurito, nell'ovale del Roswell, mentre avete visto che la temperatura è intorno ai 28 gradi centigradi, l'ovale del Roswell presenta un magnifico colpo d'occhio. Il preparatore di
Questa commedia nuova che io ho scritto e che loro hanno interpretato in maniera magistrale. E ho scelto di portarla per la prima volta in un teatro a cui io sono molto affezionato, di Marcella Celoro e di Sergio Celoro, con tutti i ragazzi che ci lega in amicizia da tanto tempo. E poi, prima di presentare la compagnia, un applauso forte al mio regista, Pino Labbate, che stasera è venuto, la sua pazienza e la sua disponibilità è stato straordinario. Io vedo, grazie a tutti per essere venuti, io dico sempre soprattutto per essere restati, vuol dire che avete piaciuto la città. Vedo tanti amici che sono venuti, li saluto tutti così con il pensiero e soprattutto con il cuore. Grazie a tutti, se volete fare un bel viaggio, che parlo di un viaggio, andate all'agenzia di Nadia, questa mia amica, No Stress Viaggi. Se volete fare un viaggio in Marocco, andate su internet e trovate la sua agenzia, sicuramente vi saprà consigliare. Allora, presentiamo la compagnia, poi dopo vi facciamo andare via, ma non è durato tanto, è uno spettacolo che non dura molto. Allora, l'esattore e l'equitale, Vittorio Carmine Priante. La ragazza che parlava questo slang è Gagliavaro. Angela Esposito Mari, poi io cercavo una ragazza per fare questo ruolo, che poi alla fine si scopre un ruolo difficile, dove lei è riuscita veramente a dare l'idea di questo maschio che poi era cambiato. E ho avuto il consiglio da una mia amica che era Margherita Di Sarno, che doveva fare questo spettacolo, e poi io ho fatto una grande scelta, quella di Miriam Russo. Poi, tutti ridono per questo signore che sta sempre nei miei spettacoli, è un mio carissimo amico. Io adesso ho scritto 4 testi e li ho fatti sempre con lui, forse Angela e Carmine, che ci sono ancora, lui è Mario Lupoli. Grazie. Poi abbiamo creato un trio, è un trio un po' così affiatato ma diverso, perché ci sono io, poi un attore che ha avuto un percorso diverso rispetto a me, a Giampiero, perché viene da un teatro più impegnato, però io appena lo vidi dissi: tu fai questo ruolo, che è il ruolo di Jerry, questo aspirante comico, Amedeo Ambrosino. Che tu non ti aspetti, perché ci sfioravamo sempre. Una volta ci venivamo in da macchina, disse va bene, e disse in da macchina fuori teatro, disse si struccava, io tra sera per fare un altro spettacolo. Ci siamo rincorsi per anni, poi ci siamo rincontrati grazie a uno spettacolo che era Briganti, e lui, solo lui poteva fare questo ruolo, Gian Pietro Iannelli. Poi ci sono io, ci vedi più come prima. Grazie a tutti e andatevi a mangiare pure una pizza fredda. Paperoni, pieno di fantasti, liardi di milioni.
da bassotti. Ma io mi sento come Bill Coyote che cade male.